iniziato questo progetto Psychophono, che raggruppa un po' le musiche di tutti i continenti, soprattutto i paesi tropicali, collezionando vinili. Abbiamo iniziato facendo mixtape soprattutto, poi dopo un po' che ci siamo fatti conoscere, piano piano abbiamo iniziato a fare serate. Suonare i vinili è molto interessante perché ha un approccio con il pubblico molto diretto, è come una performance. Le esperienze più belle nel djing sono state a contatto con persone, nelle case delle persone. Veramente vedevi che qualcuno l'aveva posseduto, l'aveva amato, l'aveva quasi consumato e poi te l'ha donato, te l'ha venduto in qualche modo, però è arrivato da già una storia precedente. Per me fare un DJ set vuol dire ascoltare se stessi, mettere il proprio gusto e cercarlo di trasmettere verso gli altri, l'esterno, le persone che hai di fronte, il tuo pubblico. Il DJ mette la musica con un disco, mette la sua esperienza, cerca di trasmettere al pubblico. Non c'è mai un protagonista. Il protagonista non è il DJ, non è il pubblico, ma i protagonisti sono tutti e due insieme che creano la storia di quel momento della serata. Sono tutti dischi greci trovati in un mercatino sotterraneo. Erano tutti rovinati questi qua, poi li ho messi a posto, li ho puliti e me li sono portati a casa. Ha iniziato in alcuni addirittura ho trovato delle lettere d'amore. Eccola qua. Guarda, è in greco ed è nel 79. Molto bello condividere questa passione facendo serate, perché trasmettiamo anche proprio dal vivo tutta l'energia, anche la ricerca. Per noi è tutto, cioè il progetto è proprio fatto sulla ricerca. Chiacchiera!